Il termine viene usato. Cerchio Ifior attraverso Gianfranco e Tullia Solaris, Scifo. Ateo, come voi sapete, significa senza Dio ed il termine viene usato solitamente per definire la persona che, in un Dio, non crede. Ma siete davvero sicure, creature, che possa esistere una persona che non crede in Dio, sia che se ne renda conto o meno? Io affermo di no. Solitamente le persone religiose, quando pensano a qualcuno di ateo o di antireligioso, tendono a pensare, ad esempio, ad un certo Karl Marx, ritenendo costui un ateo per eccellenza. Non è così. Questo signore, invece, non soltanto non fu un ateo, ma fu una persona che aveva una particolare religiosità interiore. Certo, egli forse non dava un nome preciso a Dio, non lo chiamava Dio, non lo chiamava Yahweh, non lo chiamava negli altri mille modi con cui solitamente viene chiamato. Però non può essere definita atea una persona che agisce, crede e spera al fine di portare un bene all'umanità. Se poi le sue azioni possono essere state giuste o sbagliate, questo è un altro discorso. Ma una persona che agisce in buona fede e si pone come scopo un miglioramento per le altre persone, vi garantisco, creature, che può essere definita qualsiasi cosa, ma non un ateo. Questo è un argomento lungo da trattare, su cui vi lascio meditare, per ritornarvi poi allorché vi sarà l'occasione.